È giovedì 28 febbraio 1991. Disposti intorno ad un tavolo della Costa Azzurra, con affaccio sugli scogli neri levigati dal mare e sul porticciolo, ci sono il giudice Giovanni Falcone e ai suoi lati tre cronisti dei tre principali quotidiani italiani: Felice Cavallaro del Corriere della Sera, Attilio Bolzoni della Repubblica, Francesco Lalicata della Stampa. A formulare l'invito probabilmente fu proprio Falcone. Tutti siciliani, tutti avamposto della lotta alla mafia, seduti in casa del nemico. Intorno a loro lo stupore e la tensione. Scrive Bolzoni sulle prime reazioni di fronte all'arrivo di Falcone. Il cavaliere Alioto, appena lo vede, diventa paonazzo. Poi fa salti di gioia per un ospite così importante nel suo locale.